Attrice, drammaturga e sceneggiatrice, figlia di Edoardo Scarpetta e sorella maggiore di Edoardo e Peppino. A fianco a San Ferdinando, il teatro di famiglia, da oggi c'è anche il suo nome sulla strada, una memoria che le era stata dedicata a Roma e a Palermo e non ancora proprio a Napoli. Via Titina De Filippo, inaugurata con i suoi eredi, è uno dei momenti di una giornata intera che le è stata dedicata e che proseguirà nel pomeriggio con la presentazione del Fondo Carloni, l'archivio di Titina De Filippo, nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria al Maschio Angioino. Per me la titolazione di questa strada a Titina De Filippo è indicativa di una cosa, prima di tutto. La forza delle donne di Napoli. Questo è il primo, più profondo e autentico significato di questa dedica. Le grandi battaglie che le donne sono venute compiendo per la loro dignità, la loro libertà e la loro emancipazione. Noi abbiamo come amministrazione colmato un ritardo di altri, perché era veramente grave che questa città non avesse una strada intitolata a Titina. Stiamo facendo un lavoro davvero significativo sulla memoria storica, sulla cultura, sulla toponomastica, e oggi è un giorno speciale perché dedichiamo un'intera giornata a Titina, alla famiglia De Filippo, a questa donna straordinaria, protagonista del teatro e del cinema del Novecento. Basti pensare alla più grande mostra che ci sia mai stata di tutta la famiglia Scarpetta e De Filippo, che si sta tenendo con successo al Castel dell'Ovo, una mostra davvero bella, e quindi il lavoro che stiamo facendo sulla cultura è davvero encomiabile, forte e imponente.